3 i verdetti della stagione 2018 di Formula 1 sono stati archiviati da tempo, ora le scuderie guardano alla prossima stagione, targata 2019. I team sono al lavoro per correggere gli errori della passata edizione. Un campionato dominato dalle prestazioni strepitose della Mercedes e da Lewis Hamilton al suo 5º titolo mondiale. Al 33enne britannico mancano 18 vittorie per eguagliare il record di Michael Schumacher. Per la Ferrari è stato un 2018 su cui riflettere per ripartire in quarta dall'Australia. Sebbene Sebastian Vettel abbia avuto una macchina buona tra le mani da guidare, la rossa di Maranello ha avuto sì le sue opportunità, alcune però le ha sfruttate e altre no, a differenza della Mercedes. Penso che la Formula 1 si basi sul lavoro di squadra e quello che la Mercedes ha fatto insieme al suo primo pilota è stato assolutamente incredibile, ha detto un campione di Formula E. Quando si inizia ad entrare in un vortice vincente, nessuno riesce più a fermarti, a meno che non sia lo stesso Hamilton a stancarsi, ma non mi sembra sia così. È stato semplicemente il migliore quest'anno, il migliore di tutti gli altri piloti, anche se la Mercedes non era migliore della Ferrari, era semplicemente il top tra tutti gli altri. Nonostante il dominio della scuderia anglo-tedesca, la stagione 2018 ha offerto una serie di momenti immemorabili, dalla prima vittoria di Kimi Raikkonen, il sorpasso di Ricciardo a Shanghai, l'esordio di Leclerc e Vettel che finisce contro le barriere in Germania, momenti che hanno tenuto i fan della Formula 1 con il fiato sospeso. Non solo brividi a gare, il 2018 ha visto anche il ritiro dalle piste di un grande campione. Fernando Alonso, lo spagnolo della McLaren, ha appeso il casco al chiodo dopo una lunga e brillante carriera. Una porta che si chiude e un portone che si riapre. Il 2019 infatti vedrà il ritorno in pista di Robert Kubica, 8 anni dopo un gravissimo incidente e l'amputazione di un braccio. Il 33enne, dopo una lunga riabilitazione, torna fiducioso e agguerrito più che mai. Una determinazione, uno spirito combattivo che porteranno sicuramente grande energia alla scuderia Williams dopo una stagione da dimenticare. Quello del 2019 si preannuncia un campionato dalle mille sfaccettature. Lewis Hamilton ha recentemente dichiarato di voler vincere un altro mondiale con la sua Mercedes. Ci si chiede se le Ferrari e le Red Bull avranno le carte in regola per riprendersi la prossima stagione o se ancora una volta il britannico sarà troppo veloce per avere rivali. Hamilton cercherà di eguagliare i record di Schumacher. Il prossimo mondiale dovrebbe essere un altro anno da brivido per tutti gli appassionati dei motori. Andy Rubini in Paris for Euronews.